veramente un po' fermo per la città, è una grande iniziativa, stanno tutti qui. Questa è la fiera. Per tutti quelli che diciamo la fiera deve chiudere, guarda che cosa c'è. Non deve chiudere assolutamente, anzi adesso vi portiamo a fare un giro e vi facciamo capire che cos'è il Fovea. Il Fovea da cosa nasce? Dalla birra sicuramente, perché avendo un locale che vende alcolici, conosce un'amica, un artista che viene da fuori, Milly Macis, è tatuata da 22 anni ed è molto brava, andiamo. Da 22 anni? Quasi sorpresa, presa un po' all'improvviso, eh? Per avere la sua presenza ho sudato, sì, ho sudato, l'ho corteggiato, seriamente. Insomma dai, raccontaci un po' come si diventa tatuatore. Che più scuola? E più scuola non lo so, io parlo della vecchia scuola. Infatti la vecchia scuola ti ho saputo che sono più di 20 anni che fai questo. No, 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 sono 22. 22 anni che fai tatuaggio. Io sono tatuatrice. Ma formazione, così per capire, formazione di un istituto d'arte per poter fare queste cose, o passione? Sì, vabbè, non è necessario, però ovviamente io sì, ho studiato. Il tatuaggio è universale, qualsiasi punto, luogo,
cultura è sempre quella. Cambiano le abitudini, cambiano le persone, però la cultura è sempre quella. Ma c'è uno stile diverso tra la cultura salentina che predilige un certo tipo di segno? No, sicuramente no, più o meno ormai si sta globalizzando anche il mondo del tatuaggio, quindi questo no, più o meno. Quindi ci siamo gemellati con i tatuaggi? Questo. Sì, assolutamente. Siamo gemellati, sì. Ma a parte il pallone nasce un rapporto di amicizia. Questo è il bello della nostra vita. Perché adesso per dire va bene il tatuaggio, però è uno sforzo che riprende vita, sempre la stessa cosa che riprende vita. Dobbiamo ridare vita alla nostra città. Perché è bello è questo. C'è il movimento, la gente si può capire, si fa una chiacchiera. È vivo, non è un posto morto. E serve per la nostra città. È giusto. Salute. Abbiamo qui due persone che fisicamente io e lui siamo uguali, proprio stesso fisico, guarda. Il posto da questa parte, immagino, perché qui? Perché per volte è possibile. A volte mi piace molto perché abbiamo già avuto un'altra idea di collaborazione con questi tipi di metodiche particolari, senza tu, fiere. In collaborazione con l'amicone fratello Alessandro, abbiamo deciso, non vogliamo dirlo, ci piace la collaborazione tra noi, per l'amicizia e per la città. No, abbiamo visto tanti bambini giocare, noi che come consorzio Sponiamo Foggia promuoviamo questo discorso dei ragazzi che fanno sport, portarli in un ambiente simile, forte come può essere quello di tatuarsi, può essere una contraddizione, può essere un motivo di crescita. Assolutamente no, motivo di crescita, perché tutto potrebbe essere anche nel calcio, faccio un esempio, lo sport più seguito al mondo, sì è più seguito al mondo, ma si vede più violenza all'interno della mia palestra. Poi ci voglio dare una mano per grande, perché dopo di questa, guarda. La tua presenza di me è quella della bodyguard. È quella inquietante, è quella inquietante, è quello zio. Lui è quello zio, è quello che protegge le nostre anime, le piccole anime. Lo teniamo a me, ma i tuoi cicli hanno capito il discorso di prima. È una cosa bella per riprendere la fiera, quindi la nostra città. È questo, dei giovani che vogliono lavorare, che comunque portano gente. Da quell'altra parte ci cambiamo. Da quell'altra parte purtroppo, e te lo dico perché abbiamo uno sponsor nostro che la fa. È un colore di cuore perché non dovrebbe essere così. Perché la gente si impegna, è così che si continua a portare quattro tatami. Non è che si è spiegato di tante altre cose che ha messo sul tempo, perché si è impegnato da 2000 metri a fare una cortesia in 3 giorni di organizzare. Se lui si organizza in un anno di tempo, qua, ma in adesso, ma già lo fa perché lo fa con l'India Bike, che ha portato il motor bike, che si è organizzato in Naruto, che sono 3 anni. Allora, noi come non qua, noi come non so se stiamo cercando di portare a Foggia questa benedetta fiera dello sport, che prevede dei compiti poi dedicati per ogni singola federazione dove ci saranno ognuno per la sua competenza. E qua c'è uno scambio di idee, uno scambio di idee, viene così, chiaramente saremo anche noi in quell'occasione. E quello che si può fare per la città deve essere coordinato oggi per far capire come siamo coordinati in questa città. C'è una manifestazione alternativa al centro di Foggia che parla di antiquariato, che poteva essere fatta qui insieme a noi,
Noi siamo quelli che fanno cooperazione. Iniziate a cooperare anche dall'alto, che magari forse arriva la insieme. Prendiamo bene. C'è qualcosa di buono, lavoriamo così quanti qua fa. C'è qualcosa di concreto, di bello. Non è la collaborazione stessa. Già come l'ha detto, qualcosa di concreto, con quella stazza e con quella faccia. Io sarei preoccupato, spero di essere di concreto la parete. Con questa stazza spero di essere concreto. Dopo questa. Quando volevo.